Ciao a tutti ragazzi, sono Adventure Magic e nel video precedente vi avevo promesso che vi avrei mostrato la Minecraft la versione 1.5.1. Allora, cominciamo subito. Come vedete, diciamo anche nell'altra versione larga viene lontana, però comunque la metto minima per comodità. Dopo poi la metteremo anche lontana. I cambiamenti sono moltissimi, c'è abbastanza. Allora, c'è questo. Serve praticamente, adesso vi faccio vedere. Se per esempio voi avete una cassa, no, e costruite un meccanismo, cioè non so, per esempio una col treno, mettete il treno, no, guardate, vi faccio vedere, però non faccio come gli altri che lo costruiscono da soli, poi ve lo fanno vedere, vi faccio vedere tutto in diretta così i principianti capiscono meglio. E toffi, vedete, porta cassa, poi c'è quello con fornace, poi c'è quello con TNT, poi c'è quello con trambogia, che era quello che dovrebbe mettere, credo, giù tutto. Adesso vediamo, che non me lo ricordo. Ah sì, questi servono per attivare le piastre a pressione praticamente. Adesso lo farò non con questo, ma con questo. Come vedete ci sono molte, abbastanza novità. Allora, se non mi sbaglio, ci va messo questo. Poi qua questo ovviamente non si può fare, quindi di conseguenza io lì lo blocco con un pezzo di pietra, altrimenti dopo non vorrei che mi cadesse. Vabbè, comunque. Allora, mettiamo una cassa. E questo vi metterà di conseguenza gli oggetti dentro. No, sbagliato, sto mettendo un'altra cosa. Questo vi metterà gli oggetti dentro, come vedete. Adesso vi faccio vedere. Aspettate, forse è meglio che ve lo faccia, che funziona, dovrebbe funzionare diversamente, altrimenti. No, è partito, cavolo. Allora, mi prendo un po' di lana, la mettiamo dentro. Facciamo partire e ovviamente non ha funzionato perché sono deficiente. Un attimo ragazzi, che capisco prima di mettere il video. Scusatemi ragazzi, mi ero dimenticato di fare un processo, è leggermente medio, si sta bloccando. Dovete fare così, quindi cosa vi porterà la roba qua dentro. Vuol dire che anche se io faccio così, qui me la prenderà, non me l'ha presa. Perché non me l'hai presa? Non lo so. Vabbè, comunque. Ah, si è scaricato, è vero. Allora, facciamo un po' più qua. Scusatemi. Come vedete si è girato automaticamente, noi lo eliminiamo e ci ha messo dentro, non so perché, ma non tutta la lana, perché si vede che doveva andare con la pista quella normale, cioè questa. Comunque vabbè, poi novità. Allora, un attimo, elimino tutta la roba. Una novità che certi oggetti sono rifiniti meglio. Poi se andiamo nel Nether, se non mi sbaglio nel Nether, sì, c'è questo tipo di quarzo grezzo. Un attimo, mamma, sto facendo un video, scusatemi ragazzi. Poi c'è il blocco di quarzo. Poi, che io sappia, novità anche questo, non c'è negli altri, ma c'è in Magic Launcher, che è molto carino. Potete anche, come dicevo l'altra volta, no, come avrei fatto, avrei detto che vi avrei mostrato questa volta, potete personificare, ragazzi, incredibili fuochi d'artificio. Ah, e a parte, un'altra cosa, prima che vi faccio vedere, sono... Dove sono? Dove sono? Dove sono? Dove sono? Ah, beh, sono anche qua. Sono questi. Mio Dio, l'avevo lasciato... Allora,
messo modalità lontana per i fuochi d'artificio, ma lo facciamo dopo. Questo qua, come vedete, praticamente serve per i percorsi di pietra rossa. Adesso vi faccio vedere. Allora, praticamente questo si attiva se voi tirate via questo, si spegne. Se voi attivate questo, scusatemi, devo farci un percorso perché non si attiva. Vabbè, comunque si dovrebbe attivare questo. Vabbè, comunque in pratica serve da più parti, no? Per attivarlo. Poi una cosa che mi piace di più sono questi tipo pannelli fotovoltaici, no? Cioè, in pratica sono pannelli fotovoltaici. Quindi di giorno creano energia e di notte no. La figata più grande è che praticamente, ovviamente, voi immaginate che si possono creare dei meccanismi. Per esempio, se io mettessi un pistone, no? Qua sopra, di conseguenza, se ci metto intorno della pietra, adesso vi faccio vedere. PE, tra l'altro, quando ho finito il coso, vi metto il video. Ragazzi, prima di farvi vedere l'altro circuito, mi stavo dimenticando di farvi vedere una cosa molto importante. Questo, che è la pietra rossa che adesso si può craftare, che praticamente vi faccio vedere come diventa. Allora, praticamente lo accende da tutte le parti, accende la pietra rossa da tutte le parti. Questo vi potrebbe far venire in mente i circuiti. Adesso vi faccio vedere cosa ci potreste fare, per esempio. Ed eccoci qua, ragazzi, ho fatto il meccanismo è questo. Come vedete, ho messo pannello fotovoltaico con sotto il pistone, quindi di conseguenza di notte cosa che fa? Spinge su il pistone, che cioè di giorno lo spinge giù e di notte lo spinge su. Quindi di conseguenza potreste immaginarvi tutte le cose che, per esempio, se voi volete volete farvi, siete nel nerd scavatore, volete farvi una città che si accende solo di notte, potete fare così. Poi una cosa che mi dimentico continuamente di farvi vedere sono queste, che non si attivano quando voi andate sopra. Adesso vi faccio vedere. Se io mi metto, dove sono? Un attimo, ragazzi, poi come vi craftano lo imparerete voi. Adesso ci saranno delle mod per farlo, eccetera. Io non vi sto qua a far vedere tutto perché era un po' le scatole, è noioso. Quando l'ho fatto, vi metto il video. Ed eccoci qua, ragazzi, ho fatto il meccanismo. Vi faccio vedere. Si possono fare i pilastri quarzo, eccetera. Si può fare anche, a parte, mi stavo dimenticando di dirvelo, con il coso, presente, avete presente il coso che si trova nel Nether, tipo quella roccia, tipo la terra qua, no, che è comunissima in giro, così potete farci dei blocchi. Poi cosa che, anzi, vi devo far vedere, questo prendo una cosa a caso. Se lo butto qua, come vedete, apre una cosa. Se ne metto un altro po', apre l'altra. Apre l'altra e poi l'altra, e quindi più spinta più ne metto. Qual è la differenza? Che questo è più leggero. Se io ci metto questo, è più pesante, quindi di conseguenza mi serviranno di più. Serviranno, come vedete, molti di più. Vabbè, avete capito, insomma. Poi mi sembra di avervi fatto vedere tutto. Se ci sono dei nuovi dischi che poi non voglio venire una sorpresa di ascoltare, ci sono delle nuove pozioni che non ho ancora guardato. Hanno migliorato, come dicevo prima, i bug, i lag, eccetera. E direi che abbiamo finito per questa versione di Minecraft. Vabbè, ciao a tutti, ragazzi, al prossimo video da Adventure Magic.